Benvenuti o bentornati a un nuovo video. Oggi con noi come ospite abbiamo Guidi Nicola, detto con un sacco di soprannomi: Ron, colpo letale, il meta, Ron colpo cinese, colpo cinese. No. Esatto. Il meta, mai dire meta. Comunque, mai dire meta. In descrizione trovate tutti i suoi social. Per chi non lo seguisse, su un gruppo Facebook chiamato Mai Dire Meta, posta sempre tutto le analisi del metagame, delle challenge, dei tornei. Nei bari si fa uno sbattone a trovare le decklist del Four Seasons, che sono di solito il foglio A4 scritto a mano. Esatto. Ciao, come stai? Ciao ragazzi, ma abbastanza bene, in attesa di questo Eternal Weekend, come dicevamo dietro le quinte. Un'allegria incredibile per questo Eternal Weekend. Dai, ma spiegaci perché sei allegro. No, perché come un po' tutti i giocatori del formato, ormai quasi tutti, diciamo che il formato è un po' saturo, un po' risolto da almeno 2-3 mesi, quindi si sperava che ci fosse un ban prima, almeno un mesetto prima del torneo, ma così non sarà, quindi un resettino bisogna... barra resettone, un resettino, sì, barra esatto. Resettone. Esatto, però... bisogna accontentarsi, quindi si andrà col coltello fra i denti, chi con e chi senza la scimmia. Oggi cosa? Io so che tu sei il giocatore più bello d'Italia di Storm. Di più bello, sto pensando, più bello. Bello, ma forse. No, non mi sono permesso di dire più forte, perché magari qualcuno si offende. No, più forte, no. Dilli. Non sono più forte. Però il più bello, secondo me. Bello, sì, bello, sì. O col mazzo più pimpato, forse. Col mazzo più pimp, quello sicuro. Quello sicuro. Non del mondo, però d'Italia. No, del mondo. Del mondo ce ne sono pochi. Nel mondo ce n'è uno. Vabbè. Ma vabbè. Lo lasciamo stare. Non è Cook. La Madonna. Che cacchio è questo? Vabbè. Un personaggio di cui non si sa neanche l'identità. Ah, bello. Lasciamo stare. Bene, io ti ho chiesto, portiamo un mazzo combo. Dai. E ti ho detto, portiamo sì. Storm, Tessant oppure Doomsday. Ma Doomsday, tu mi hai portato il tuo grande amore. Sì, ti ho portato Ant, perché Doomsday è dell'altra ala del team. Quindi quando vedete Doomsday con un colpo cinese, non sono io a giocarlo probabilmente. Ma è un'altra testa del cervo, del leader. È il tuo alter ego. Esatto. E quindi oggi cosa giochiamo? Giochiamo Ant, lista che ho un po' modificato da una lista di uno dei giocatori più forti di Storm d'Italia, che se è tu, il giocatore di lunghissima data di Torino, Bonadè, che ha portato questo Four Season. Ho fatto un paio di modifiche perché lui giocava. Non so se stai già facendo vedere la lista. Sì, sto già facendo perché, la lista. Perché io non vedo. Hai ragione. Adesso ti condivido tutto. Hai ragione anche tu. Se no vado a braccio. No. È giusto che ti condivida le cose almeno. Comunque la lista ce l'ho sotto mano. E niente, la sua lista è un pochettino diversa. C'era un problema in meno. C'era una protezione in più. Vedi tutto? Sì, aspetta che lo allargo un attimo. Sì, così, perfetto. E niente, l'ho leggermente modificata perché secondo me in questo momento lui giocava un Preordain in meno per una protezione in più, che era la seconda Dures. Sì, ma in questo momento io preferisco giocare meno scatti possibile a causa di Ragavan. Quindi 5 è il minimo sindacale. È il minimo che andare più dritti, dici? Sì, e tra l'altro bisogna giocare più counter possibile per appunto mitigare l'effetto di Ragavan. Domanda stupida. Dimmi. Tra Ant e Tess, che cosa cambia? Uno è Epic Storm e l'altro è Ad Nauseam Tendrilis, giusto? Esatto, Ad Nauseam Tendrilis. Allora, una volta erano molto più simili perché entrambi giocavano Infernal Tutor. Cosa che adesso Tez non gioca più. Diciamo che Tez è la creazione di quel simpaticone di Cook, che sì, non è molto simpatico, però al di là di quello è un grandissimo sia giocatore di Storm, di Tez in particolare, sia deck builder che ha reinventato. In questo momento la differenza tra due mazzi sono... la differenza principale storica è... sono più che Burning Wish, che si è visto in qualche versione di...
di Ant in una o due coppie è Rito della Fiamma. Rito della Fiamma è la carta che rappresenta Tails e che in Ant non si gioca. Se c'è Rito della Fiamma in uno è Dark Ritual, giusto? Cosa? Rito della Fiamma? È Dark Ritual, quello Dark Ritual scarso. Cabal. Quello di no, Rito della Fiamma non c'è qua. È quello rosso di Cosnap. Ho capito. Quello rosso di Cosnap che da due rossi. E se in base a quanti riti della fiamma hai al cimitero, te ne da uno in più. Ok. O due, o tre, o quattro. Okay. O due, o tre, o quattro, o cinque. E quindi quella è la carta che, se è presente in uno storm, determina se è Tails o se è Ant. Okay. Poi dopo ci sono altre carte, come recentemente Mox Opale, che non si gioca in Ant. In Ant puoi vedere qualche Mox di cromo, ma poco. Invece in Tails sono sempre in 2-3. E poi Tails in questo momento gioca 4 Burning Wish, 4 Talismani, che quindi giochiamo 2. Non gioca Infernal, gioca 4 Veil, gioca senza scarti dal ban di Vren in poi. Mm-hmm. Gioca senza scarti, è stata una versione abbastanza rivoluzionaria, mentre prima erano praticamente lo stesso mazzo, solo che uno giocava i Burning Wish e Rito della Fiamma, cercava di essere un po' più esplosivo, giocava multiple copie di Empty the Warren. Adesso si gioca doppia copia di Echo of Eons, quindi il gerlo con Flashback, che è forte con Veil, chiaramente è chiaramente più forte se hai delle protezioni che ti permettono di essere protetto anche dopo averlo fatto, come Griglia di Difesa, come Canto di Orim, Silenzio e Veil. In questo caso, se tu vai a giocare degli scarti, non lo puoi supportare bene, perché dopo ti rifai la mano, ma se lo fa anche l'oppo. Certo. Quindi sostanzialmente queste sono le differenze. Diciamo che nel meta di Veil, da quando è stato stampato Veil, che è una carta, è probabilmente una delle spell più forti, se non la più forte mai stampata contro Storm. La giochiamo anche noi, ma all'inizio la giocavamo solo noi. Poi quando hanno iniziato a giocare anche gli altri... Ma ci protegge da Tendrilis. Se ne sono accorti quando hanno bannato Vren, perché fino al ban di Vren gli altri praticamente giocavano pochissimo. Infatti Ant ha vinto il GP con Cyrus, con Mangil, GP in America, ed era a Tiger insieme a Ragdelve. Poi una volta bannato Vren, c'è stato un periodo, i primi tempi in cui la gente giocava Snapcaster, giocava Veil nello stesso mazzo e giocava pure il Santuario. Mm-hmm. Quindi ti facevano con un Veil, te lo tiravano tipo 4 volte con lo stesso Veil. Era un disastro. Infatti da quel momento in poi fino a direi giugno dell'anno scorso, Tails è stato un treno, e su MTG ha fatto tanti risultati. L'unica parentesi abbastanza fortunata di Ant è stata con Breccia, perché grazie a Breccia riusciva a tirare una Grapeshot che non sta sotto Veil da 20, mentre se guardate questo mazzo qua non riesce a fare 20 spell più, no, anche secondo me più, non riesce più a tirare shot. Così 20 spell, esatto. Ma sì, quindi la chiusura, la chiusura perfetta, quella che dovrebbe fare questo mazzo, qual è? La sequenza perfetta, la pila perfetta. La sequenza perfetta è la mano servita a 7. Mano servita. Forza chiusura 1, turno 1. Però... Sì, la perfetta è riuscire a proteggersi con uno scarto e passare per Pasting Flames. Avere una chiusura deterministica, quindi avere abbastanza rito al cimitero per riuscire a fare... generalmente fai rito, Infernal, vai a prendere Pif... O ti scatti la mano con LED, vai comunque a prendere Pif e ti Inferno e ti Tennis. Senza passare da Nausea. Dal ban di Sonda, questa
questa sequenza è sempre stata più difficile perché Sonda ti dava delle free spell sia pre che post pif. Ti dava anche modo di guardare la mano dell'oppo per vedere, esatto, se andare dentro, cioè, o no. Era una carta molto molto forte in questo sì. Ci hanno messo un po' ad accorgersene comunque che Sonda fosse forte, allora, secondo me. Lì anche lì ci fu un doppio ban con Sciamano, anche lì si poteva toccare solo Sciamano, hanno toccato anche Sonda. Beh, cioè, siamo fatti una ragione, cioè, sì, io sono sicuramente di parte, però in quel momento il tie era assoluto, era Grixis Delver e 4C Control e hanno bannato due carte. Vabbè, non sto qua a farti di terra, però ci poteva, era una carta disonesta. Però Legacy ha fatto dei carte disonesti. Se no non giocheremmo Legacy, non giocheremmo, esatto, le carte più forti del formato. In questo momento però ti direi che la chiusura principale mi sembra che sia Nausea, quella che ti di più volte. Quella che ti tocca tirare più volte è Nausea, perché piffa. Ma domanda da nabbo, da inesperto. Ma lo fai anche, sì, in end dell'avversario il giochino di Nausea, o lo fai sempre nel tuo, sì, per avere più stormate? No, se riesci a farlo in end è una figata. Fai in end dell'op è una figata semplicemente perché stappi e hai tutte le, non sei andato in discard chiaramente, no. E hai tutte le carte in mano, e quello è una gran figata. E va bene, se riesci. Tenderlist è la chiusura, quella classica, quella due danni all'avversario, io danno due, sì, storm, quindi 10 spell, vinco. Ma io vedo qua Aeve Progenitor Ooze. Sì, qui abbiamo, infatti, Empty the Warrens più figo, mi sembra. Diciamo che si sta provando ed è buona perché è molto più forte contro controllo, dove Empty purtroppo fa fatica, soprattutto contro Uro, e non sta sotto il canonico 8 tipo Pyroclasma, tutti i mass removal, Volley, esatto, i mass removal che può giocare War. Può giocare web, quindi, e non sta neanche sotto esplosivo, peraltro. Sta sotto esplosivo, ma devi farlo da 5. Quant'è che costa? 5. Non è proprio comodissimo. No. La sfiga, infatti, vediamo anche Empty Decide, è che non puoi praticamente mai tirarlo di mano. Non potendola tirare di mano contro Delver, perde qualcosa perché. Cioè, perde qualcosa, è fortissima perché se riesce a risolvere è una bomba. Però contro Delver ti capita di vincere tante partite, almeno a me, tirando Empty dalla mano. Con la carta lì dalla mano, non la tiro. Se riesci a tirare dalla mano, sei Dio, per carità. Se riesci a tirare dalla mano, sei Dio ed è molto più forte di Empty. Ma Empty è molto più snello, semplicemente, non tanto perché costa uno in meno, ma perché costa uno rosso e basta. Certo, sì, certo, certo. Quindi quella è un po' una sfiga. Chiaro, chiaro, chiaro. Ok, adesso ti faccio la fatidica domanda che faccio ogni giocatore di Legacy. Che, allora, visto la notizia del non ban fino all'Eternal Weekend, post Eternal Weekend, facciamo finta che i dati siano perfettamente uguali a quelli che stai facendo tu ogni settimana delle challenge. Sì. Cosa toccano? Resettino, resettone, scimmia sì, scimmia no? Allora, cosa toccano è praticamente impossibile, cioè, a parte scimmia, è praticamente impossibile sapere cosa toccheranno, semplicemente perché la Wizard non è... Non so che opinione hai della Wizard tu. Puoi dire quello che ti senti, non ti preoccupare, non mi offendo. Io non no, lavoro no, per no, vorrei sapere anche, la tua opinione del giocatore di altri formati. Io non lavoro per Wizard, no. Allora parto io, visto che vuoi essere politically correct, mi piace. No, mi piace. Io non sono assolutamente politically correct. hai paura del... Vabbè, non ti preoccupare. Allora, io la penso così. Loro sono un'azienda e diciamo che in questi due anni hanno gridato un po'. Capisco benissimo che vogliano vendere, però diciamo che in questi due anni hanno svacchicchiato un po', anche perché io sono tornato a giocare in questi due anni. Quindi rispetto al 2015, che da dove l'avevo lasciato, è un po' cambiato, il design è cambiato tanto e obiettivamente ci sono delle carte che snowballano che prima non c'erano, e queste carte che snowballano adesso sono un po' troppo snowballine e sono troppo valanga. Secondo me con questo Modern Horizon 2 hanno voluto gridare ancora di più rispetto a Modern Horizon 1, e soprattutto per il Modern, ed effettivamente del Legacy oggettivamente non gliene fregava un cazzo. E adesso, furia di Twitter, furia di Eternal Weekend, probabilmente, secondo me,
post Eternal Weekend toccheranno qualcosa, toccheranno una scimmia per rendere tutti felici. Ma io sono dell'idea che ci sta a stampare delle carte broken, come stanno facendo, come hanno iniziato a fare dal lancio di Arena, perché poi secondo me, ma poi vero, secondo molti, fa tanto. È tutto collegato con Arena. Chiaro. Magic è cambiato, Magic è diventato un gioco un po' più semplice, un po' più si vede anche nei cambi di regola per agevolare, diciamo, l'ingresso di giocatori un po' casual, cosa che Arena è assolutamente rispetto ad MTGO, e quindi da World of Spark, che è stato, che anche lì c'è stata una bella bomba, che sono stati i Planeswalker con effetto statico, porca miseria, abilità statiche, infatti lì se non fosse arrivato Modern Horizon 1 non so se Arcana sarebbe ancora in questo formato. Però al di là di questo, Arcana è diventata una carta e fa ridere, e al di là di questo hanno svaccato. Poi te hai detto che hai ricominciato nel due anni fa, 2019, poco prima di War. Degli standard da mettere, io gioco solo Legacy, perché non sapesse, però ci sono stati degli standard da mettersi le mani nei capelli, in cui hanno licenziato completamente il team di design di due anni, quindi, prima 2017, quindi, hanno licenziato, quindi, tutto il team. Quindi diciamo che la Wizard ne combina di ogni. Io sono sempre dell'idea, e mi sono fatto l'idea, che loro hanno in mano una miniera d'oro, e non è importante come gestirla, loro la gestiscono a caso il più delle volte, e però il gioco è talmente bello che va da solo. Tornando un po' in tema, di sicuro salta Ragavan un po' non salta, è una carta scritta male, come l'ha scritta male Occo. È una carta. Allora, Oco, tra l'altro, Legacy, ti posso Legacy. Dire una cosa di Oco. Il problema di Oco, vero, è che rompeva il gioco. Perché una carta che fa una roba del genere, che ha un GP, non ti danno un token, ma ti danno un bigliettino stampato, vuol dire che sta rompendo il gioco. E quindi quella carta lì era giusto che non esistesse. Per Ragavan, io te l'ho detto, secondo me dà uno snowball, come ti ho detto prima, off camera, ti dà uno snowball talmente stupido che pure io, che sono scemo come la merda, ma anche qui giochiamo una carta dovrei prendere cazzi. Invece anche qui giochiamo una carta che è scritta malissimo, che è Veil. Veil è una delle carte peggio scritte di sempre, perché se tu vedi, rende incountrabile da tutto, non dal verde e dal nero, rende incountrabile da tutto, cioè c'è troppi effetti, stampano delle carte con troppi effetti, con effetti sbloccati, però Veil, col passare del tempo, è stato inglobato dal formato. Ragavan non può essere inglobato dal formato, sì, ci puoi provare un pochino a mitigarlo, ma è una carta che spinge completamente fuori dal formato alcune strategie, alcuni colori, e così come ha fatto Veil. Poi Veil, piano piano si è sempre iniziato a giocare di meno, come lo stesso nero, è diventata una carta, non dico fair, però un tool discreto, mendicato solo da questo mazzo che è fuori meta e da poco altro. Però di sicuro salta Ragavan. Perché quello, se non fa saltare Ragavan, vuol dire non aver capito niente. E allora a sto mi punto tocca, mi tocca imparare a giocare addirittura, pensa un po' te. Poi ci sono tante correnti di pensiero. Allora, molti spingono per un caposaldo del formato, che è Days, e in quel caso addirittura non si banderebbe neanche Ragavan. Però, perché Days, anche, cioè, Days in base a quella cosa che abbiamo appena detto, ovvero la politica Fire da World of Spark in poi, di abbassare i costi di mana e aumentare il power level, rende sempre più forte Days e i tempo deck in Legacy. Altra carta può essere Dragon Rage Channel, anche se io la sento poco, cioè sento poco parlarne. E un'altra carta, e poi ci sono altre due, Saga, che però, pure quella, per quanto possa essere unfair, sinceramente subisce tanto late decide. Dash Down, ad esempio, che lo giochiamo, è una carta che fa molto contro Saga, e poi vabbè, sta sotto gli Islandi, sta sotto tutte le removal per incantesimo, eccetera, eccetera. E poi c'è Multide, parlando con molti giocatori di Mazzi Fair,
quindi di, sia di tasse che o di Delver, vedendo anche partite tra Mazzi Fair, ti accorgi di come sì, è itabile, perché sta sotto Pyroblast, che è una carta molto, molto popolare in Legacy, soprattutto in questi formati, in questi momenti in cui il formato è degenerato. Però se non trovi risposta in uno o due turni è finita la partita, è proprio finita. Ricorda un pochino Orco, come possa spostare in miro di Mazzi Fair, perché se lo vedi hai vinto, chi lo vede sostanzialmente ha vinto in turno, anche in meno tempo di Orco. Sì, quindi... più o meno. Io sono d'accordo su tutto tranne su molto. Però vabbè, chiaramente. Un'altra cosa è che toglie completamente i colori di supporto a Delver. Questo sì. Toglie completamente i colori di supporto a Delver, come il nero per Rana. Che non è una cosa necessariamente negativa, insomma. Ma è una cosa. I colori vuol dire che non rende più worth la specie. Cioè, in una cosa costo-beneficio, non c'è troppo poco allora, beneficio. Qui dopo si entra in. Alla breve, in breve. Sì, no, certo, si entra in un discorso perché poi ci sono i giocatori di controllo che ti dicono. Io devo avere la possibilità di giocare più al sicuro da Rasta. Ci sono i giocatori di Delver che ti dicono: no, la gente deve giocare sotto Rasta perché io devo slandare. Quindi, sostanzialmente, se tu vai a ridurre i colori, è chiaro che soffri di meno il denial. Soffrire meno il denial, rendere troppo stabile un mazzo, non è proprio super fair anche da questo punto di vista. Quindi, cioè, Delver sarebbe costretto a giocare un colore in più e quindi stare sotto molto di più a Back to Basic, a Blood Moon, eccetera, eccetera. E sotto gli Islandi, cosa che adesso oggettivamente è di meno. Poi dopo che giochino solo delle dual è un altro discorso. Quindi diciamo che il giocatore Legacy accetta il Prison. Dipende, ci sono tanti... Accetta il denial quello brutto. Diciamo che il giocatore Legacy accetta solo quello, molto spesso accetta solo il proprio mazzo. hai detto la più grande verità, penso, di stasera. E quindi, dopo tutta questa analisi, il Ron colpo letale, Ron colpo cinese, cosa banna? Raga, io bannerei per il mio mood in questo momento, bannerei scimmia e Murped. Okay. Però si può anche andare solo scimmia. È un po' sottovalutato l'impatto che avrebbe il ban di solo scimmia, perché secondo me avrebbe un buon impatto. Ok, volevo sapere questo. Va bene. Ma ce la facciamo una partitella? Dai, facciamo sto 0-3 e andiamo a casa, tutti a casa. Speriamo di no. No, dai. Tanto di side ti ho fatto mettere... Cioè, ho messo... Le Surgical, cosa che in un Meta Real probabilmente non giocherei, ma in questo momento, ma su MTGO mi sembrano abbastanza fondamentali. Perché in un Meta Real no? Perché cosa non ti aspetti? Cosa ti aspetti? Sono aumentati sicuramente gli Animator, però a parte gli Animator, non giocando ad esempio Mirror contro Chantel, essendoci meno Omnitel rispetto a Sneak, contro Omnitel è molto più forte perché ha solo Show. Mentre contro Sneak, avendo sia Sneak che Show, è molto più scarsa Surgical, e contro Control non la metti, contro Delver non la metti, contro Prison non la metti, quindi late per il cimitero in questo momento Real è un po'... È un po' inutile. Inusuale, va bene. Sì, qua ci diamo dentro anche Doomsday. Ma invece matchup buoni, matchup brutti in sto meta per Hunt? In questo mazzo? Allora, matchup buoni, pochi, matchup brutti, tanti. Tutti. No, dai, matchup buoni, Lens che sicuramente è aumentato a causa di... Mi prendo fuori un grafichino così, guardo un paio di... Vai, guarda i grafichini. Un paio di mazzi che ci sono adesso. Allora, Wild Elf non è positivo. Sagavan ha un po' meno di pressione, puoi dirgli qualcosa. Rianimato non è positivo. 4 secondi è positivo. Lens è positivo. Urzeko non è positivo. Custom PC stai dentro. Tasse
sempre pari, Miracle abbastanza positivo, Affinity non positivo, tutti i controlli sono positivi. Beh, allora, se vinciamo il dado partiamo noi, giusto? Ah, che abbiamo già beccato, sì sì, partiamo così, proprio... Sta mano fa cagare, non lo so. Ciao, ciao bellissima. questa mano qua sì, fa abbastanza cagare, fa abbastanza cagare, proprio brutta, non abbiamo non niente. Facciamo niente, no no, ma intendibile praticamente quanto tutti. Questa è una mano tenibile, abbastanza forte, direi il Cabal Ritual. Un Cabal, sì, il Cabal Ritual, e qui andrei per basica blu per blu. Ecco, già spogliato il mazzo. No, so... Ah, ok, ok. No, 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 non volevo scrivere. Come facciamo? Cosa facciamo? Basica blu per Dane. Questa fuori da slanto. Così non gli facciamo manco capire chi siamo. Mi piace, mi piace. Basica blu per Dane e vediamo un po'. Belle. Vabbè, questa... Una. Sì, no, no, non sono male. Una, sto pensando se anche la seconda poi ti fa sognare. La seconda puoi anche metterla via, non è fondamentale. L'altra top. Ma poi ne trovi un'altra, quindi... Esatto. Trovi sicuramente un'altra. Dici, sì, sì, l'altra top. Ma questa è un buon perdene. È un buon perdene, beh. Notte a perdene. Adesso qui giochiamo talismano, purtroppo talismano ha perso un pochino. Cosa, facciamo adesso talismano? No, 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 dico, giochiamo... Okay. No, no, adesso non lo puoi fare. Sì, sì, no, dico, in questa lista giochiamo talismano. Dosa, come faccio a fare talismano? No, giochiamo talismano in questa lista, che è una carta che ha dato qualcosina al mazzo. Saluto Tes, ma anche questo, saluto contro controllo. Il problema è che un'altra carta di Modern Horizon, ovvero... come si chiama? La removal bianca, Prismatic Ending. Prismatic Ending, bella. Prismatic Ending, una bella incurata. Questa è buona. Questa è buona. Quindi gli entriamo dentro? No, non lo so. No, 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 qua entrare dentro no. Di sicuro bisogna pensare se fare Branza fine turno o Branza in mantenimento in main phase. Devi dirmi tu. No, secondo me puoi fare l'Undergo. Va bene, mi piace. Così continuiamo a lui non fargli capire. Vediamo, se lui ci fa uno scarto. Mamma mia, che bello. Possiamo pensare anche addirittura di far Branza, sfecciare e poi far Veil. Wow. Adesso vediamo. Vai. Dai, penso che mi farà stringere. Possiamo anche fare solo Veil. Io qua farei Branza fine tour. No, aspetta, non fa niente. No, 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 passa. Upkeep? No, 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 upkeep niente. Andiamo, peschiamo, andiamo in main phase. Ok, adesso tira sta Branza. Branza adesso? Sì, Branza adesso. Uff, è andata okay. Bella liscia anche. Ok, allora, vabbè, mi sa che qua... Ci saluto due preordini. Sì, i due ponder ci salutano. Due ponder, scusami. Sì, due ponde ci salutano. Faccio già o aspetto? Lo so che... Allora, qui il discorso è se andare aggressivi per tirare un altro ponde, però rischiare di stare sotto uno slando, che forse non è una gran cosa, o giocare un po' più conservativi. Lui non sta facendo niente, potrebbe essere Doomsday. Quello non sarebbe una gran cosa. Però di sicuro non partiamo sto turno. Prova a giocare un po' più conservativo. Va bene. Fine turno sicuramente facciamo comunque. Va bene, quello chiaro. E facciamo Bayou? Facciamo Bayou. Forse puoi anche pensare di... Adesso cerchiamo di capire che mazzo gioca. Faccio adesso? No. Lo faccio andare? Faccio andare. Bayou... Vabbè, mi sembra ecco. Control. Sì, dovrebbe essere un controllo o un 4C o qualcosa di via di mezzo. Un agro control. Beh, agro non ho ancora visto agro. No. Non mi sembra, dai. Vediamo un po'. Sappi che quando ho fatto il video con Samu mi ho fatto 0-4. Oh,
Adesso glielo devi tirare. Avrà sicuro Days comunque. Cosa facciamo? Bayou? Sì, fai Bayou. Oh, perché non mi fai fare a velo? Ok. Ti do l'attività. Days sicuro. Io non avrei fatto come lui la terra subito. No, forza. Ah, forza. Va bene. Ci togli talismano. OLED. Non è un disastro totale, però... Ci sta ripensando se fare Force. Magari c'è un altro no, beh, quello non penso. Days di sicuro non c'è. Sì. Secondo me l'ha tirata instant, dici. Ma non è arrivato. Si è picciato Teferi. Teferino. Sì. Beh, Teferi è una carta sostanzialmente inutile contro di noi. Se lui gioca a sto punto, gioca una versione, penso, 4C che ha vinto tipo settimana scorsa. Una challenge 4C senza il verde. Dovrebbe giocare anche tu, cioè, meno che non abbia, penso che abbia cambiato qualcosa. Probabile. Avrai Expressive Iteration. Vabbè, qui deve togliere per forza talismano, perché LED da LED solo è forte, non fa niente. È forte fino alla chat. Non siamo così lontani, eh. Vabbè, qui facciamo ponder. Ponderino. Sai che allora... butterei tutto via io. Sì, no, devi buttare tutto via perché perdiamo troppo tempo. Shuffle, yes. Ah, che merda. Allora, qui io farei land e probabilmente appoggerei pure LED. Cioè, non so, in realtà non ricordo se lui gioca... Allora, se ci fa Turach, ci prende LED, Cabal Ritual, rimaniamo con 5, 6, 7 mana che non sono comunque brutti. Piuttosto che prendersi un ending, probabilmente, perché adesso, cioè, di solito la giocata classica era appoggio red così non mi faccio scartare. Mm-hmm. In questo momento, con anche ending che gira, diamo ad Esti un senso al suo ending, quindi probabilmente non è niente nelle mani. Se poi ti fattura, cioè, ti toglie l'ed che ha ritual. Va in mano. Hai comunque 7 mana, eh? Nella peggiore ipotesi è comunque 7 mana e sono Infernal Nausea. Che poi di tua potresti anche fare Inferno Thief, credo. Inferno Thief, no, ti manca un mano. Ce l'aveva il bianco comunque. Eh no, il bianco ce l'aveva, ha picciato cosa? Ha picciato Teferino. Ah, ha picciato Teferino, certo. Tutti i colori di Bisa gioca, pinta, cos'è? No, gli manca il verde. Gessone. Va bene. Adesso se lui ci guarda la prima, non credo, credo che prima faccia Bronze, infatti. Poi forse la prossima. Sì, adesso magari non aveva senso, c'era un po' di Delta. No, dopo... Ma dopo sì, adesso infatti quel delta rimarrà lì, che quando... Ok, per Dame, buono. Vabbè, sotto LED ti prendi per Dame. Specci... Direi che potresti sfrecciare male. Quindi non potrebbe essere abbastanza utile. Comunque sta tenendo priorità, eh? C'ha la forsina in mano? No, credo. Ma credo che stia streamando, quindi. Ah, ok. Facendo delle chiacchiere. Vabbè, andiamo a preordine allora. Non gli piace. Ci faccio preordine. Va bene. Sì, va relativamente bene. Attenzione. Nausea lo vogliamo, penso. Attenzione. Allora, qui in questo momento bisogna capire se lui ha un'altra forza o no. È probabile, eh? Lui tappandosi out è probabile. Però dobbiamo anche capire che cosa possiamo fare. Perché se noi stappiamo e ci prendiamo un Turach, è un disastro. È un disastro perché lui stappa, va a 5, sì, a 5 carte. Lui stappa, va a 5 carte, probabilmente va a 6, oppure ci guarda la cima. Non siamo proprio in una situazione delle più rose. Allora, le opzioni sono: facciamo nausea subito. Con petolo. Petolo rito nausea.
senza fare LED. Petto di Tone Nausea, sì, senza fare neanche... Secondo me non gioca Days a sto punto. Perché è una lista che è uscita la settimana scorsa, quindi non è che sia proprio, è proprio fresca fresca. Però da come, dal mazzo, secondo me non gioca Days, secondo me. Quindi ci può stare a giocare sotto Days. Però, chiaramente... l'opzione è, come dicevamo prima, anche tirare petalo, false, dici. No, mettere petalo, passare, e se lui fa uno scarto cabra ritual nausea, ok? Mm-hmm. Allora, se ha copiato, però... la vista, se l'ha copiata, Daze, sì, non ce l'ha, però c'è Daze Pierce, c'è Pierce Counterspell, Narset, Pierce counter spell Narset. Narset è un problema da poco. Pierce è un problema da poco. Counter spell è un bel problema. Dai, prova andare. Buonanotte. Quindi? Ponder giù? No, ponder in cima. E proviamo a fare petalo. Petalo cabalito. Petalo cabalito. Sì. Anche. Sì, tappandosi out probabilmente c'è force, però il problema è che se stappa abbiamo troppe inculate da prenderci. Oggettivamente, magari counter a petalo. Ok, no, scherzavo. Abbiamo veramente tante inculate da prenderci. Fai cabarito e fai nausea. Dobbiamo ancora andare? Pare di sì. Op. Prova a controllare se dobbiamo ancora andare, che è abbastanza importante. No, non mi sembra che ci fa andare. No. Aspetta. Ha fatto un po' una pausa, E vabbè, ma tanto la nausea devi tirare. A tiro? Sì, tiro. Sì. Ma guarda se dobbiamo ancora andare. Vabbè, tanto ormai abbiamo... Arca miseria. Vabbè. Il problema è che veramente... lui stappa con Jace è un casino. È veramente un disastro. Vuoi fare LED? In questo momento potresti farlo, sì. Potresti farlo. Mamma mia. Però possiamo pescare Piff on top. Sì, Piff possiamo pescare. Piff è forte. Tempo ne abbiamo. Adesso lui, secondo me, ci guarda da cima. Adesso è forte. Iteration, okay. Wow. Questo è forte, vero? Doppia force, bravo. Il problema è che se noi aspettiamo, tipo prendo uno scarto, lui fa un vantaggio tremendo. Era probabile che ce l'avesse, però non so, magari il pensiero, cioè, se non gioca... in late game non vinciamo. Il discorso è che se mi fa cosa, bravo, vabbè, c'ha tutto, ok. Il discorso è che se lui, vabbè, qui ci guarda, ce lo mette sotto. Se lui non gioca al nero, allora ci sta a aspettare. Aspetta tutta la vita. Il problema è il nero, Il problema non è alto. Senza il nero... Hai paura di Turach, quindi. Aspettiamo quanto vogliamo. Non ho capito se hai paura di Turach o di altro. Sì, di Turach. Quella lista, okay, di non lo gioca, comunque. Ok, bella merda. Perché ieri abbiamo beccato uno che lo giocava. Okay. Passiamo. Passa, sì, passa. Mi sa che siamo un po' morti. Probabile. Decide. Avranno le solite canoniste, Flast. Sì, ma infatti Surgical. Sì. Medley Mage, ne hanno di roba. Eccolo lì. Allora concediamo. No, ma non sta facendo niente, tu fai dei gran F6. Dei gran F6, va bene. Vabbè, adesso lui ci farà un po' di amarezza di Jace. Vabbè, aspetta due turni per dopo vedi cosa peschiamo. Qui il piano, l'unico piano che hai è appunto trovare LED Piff, certo. Not to use, terra. Vabbè. Ce la teniamo. Sì, te la tieni, passi. Aspettiamo LED Piff.
Il problema è che noi in sta partita abbiamo visto un'interazione sola, che è Veil. Quando vedi poche interazioni con tuo controllo, perdi praticamente, sì. Eh beh. Una carta forte contro Yu poteva essere Confident, e parlare di Confident è, come dicevo prima, Prismatic Ending. Artista non te l'ho fatto mettere. Ok, passi. Dei gran F6. Fino all'ultima di Jace non concediamo, dai, direi. Sì, sì, esatto. Appena fa l'ultimate possiamo concedere. Sì, sì, sì. Pif. Forse qua puoi andare a esplorare. Probabilmente. Esploriamo? Sì, esplora, ti risparmi un mana. E tanto lui, ok, c'è doppia forza. Vabbè, togliamo una force. Sì, cioè, lui non ha fatto autisticante, però ha fatto iteration, giustamente. Ha fatto doppia iteration. Vabbè. Togliamo una forza. No, sì, togli una forza. Per quello che serve. E magari... No, a Even no. No, non ce la fai. No, non ce la facciamo, perché lui va a 13, no? No, faccio un'altra force. Concediamo? Sì, sì, pesca e concedi. Vediamo cosa pescheranno. Lui ha pescato Peach. Ponderino. Vabbè, a parte che non ha neanche bisogno di Peach, perché c'è l'anno. Esatto, tappa 5 come gli antichi. Vabbè, puoi concedere. Allora. Peccato. Qui mettiamo doppio decay. Poi carpet da valutare. Ah, da Sciame. Valutare, non lo sapevo. Sciame da valutare. Vabbè, che c'era tante lande di merda, però probabilmente entrano tutti. E poi da valutare due flaster. Flaster non mi sembra brutta. No, flaster non sono male, soprattutto perché c'è la Turex, quindi probabilmente sei obbligato a giocarle. E anche iteration, anche su iteration non fanno schifo. Esce una landa, quindi la basica nera. Ok. Basica nera esce, poi puoi togliere. Qui non è che abbiamo tanta roba da togliere. Allora, dobbiamo limare le protezioni. Quindi, Veil assolutamente no. Voglio Dures. Perché noi stiamo andando a inserire tre protezioni, che sono le due flaster e lo sciame. Quindi io ne toglierei due, togli un size. E adesso poi togli un Cabal Ritual. E poi... Talismano probabilmente. Quando controllo è forte Talismano, però il suo problema... Ah no, scusa, togli un petalo. Lotus Petalo, esatto, anche io aver tanto petalo. Un petalo. E poi l'ultima è poi una. Quindi siamo 5-5 se vuoi, Senza tappeto così potremmo fare. Che tappeto lui c'ha tante lande di merda. Appunto. E c'ha anche coso. E c'ha anche Prismatic Ending. Esatto. Rischio che sia un meno uno in mano è abbastanza alto. Come anche Sciame, però Sciame se stappi delle cose fighe te le può far fare. Esatto. Vabbè dai, prova così con queste 5. Vediamo un po'. Più soft. Doppia force, ne ha viste altre due, ne ha viste tutte e quattro. Bravo lui, che gli dovevano dire. No, sicuramente. Il problema è che contro sti mille colori ti prende a troppi angoli di attacco. Hai bianco per i pali e per i matrimoni. Se tu fai talismani, questa è una carta. Cioè, il mio ci abbiamo una cartaccia. Questa di per sé non è una brutta mano. Il problema è che Eve è un disastro tale. Se non vedi Danza, certo. Carpet non abbiamo manco messo. Devi vedere o Branzo o Led. Beh, ma è così brutta Danza. Sta mano? No, non è brutta, è una bella mano, è una buona mano. Il problema è Eve, che non ti mandi nel dent. Dai, proviamo a giocare magari Valdir, tieni, buona. Va bene. Fai per Dane, alla fine
Led Banza sulle carte che ci possono anche vedere. Facciamo Tropicale per Ordain. Sì, sì, per Tropicale. Devi giocare, qui giochiamo dentro Vast, sti cazzi, sono di Vast. Beh, 4 color Vast. Sono buone, ti direi quasi quasi di tenere entrambe. Ah, ok. Put top, è uguale l'ordine, no? Sì, sì, uguale. Anzi, forse... meglio per scarsi dritto, meglio per scarsi dritto. Tanto lui qua toglie Infernal Foot. If Hellbend, Infernal Card in Hand. Quello, il piccolo problema di Eve. Di Eve. Fai per te. Questo auto aspetta non è così male, perché con una hand gliela tiriamo dalla mano, eh? Esatto. Con una terza hand riusciamo a tirarglielo dalla mano. Quello è un disastro per lui, totale. Allora, sto pensando. Il petalo lo vogliamo sicuro. Sì. Ponderino? Ponder probabilmente no, perché adesso andiamo a fare l'altro ponder. Però se facciamo un altro ponder adesso non riusciamo a prendere il bayou. L'ho già messo sotto. Hai già messo sotto. Scusa. Vabbè, comunque, questo lo prendiamo. Vabbè, non è comunque un disastro. Qui bisogna valutare se prendere mare, fare ponder, cercare un'altra fetch, che poi ci possiamo anche spingere, tanto di fetch sono 7 del mazzo, dai, spingiamo? Per trovare, sì, spingi. Mi piace quando vuoi spingere. Cosa prendiamo, mare? Sì, prendi mare. Ponderino. Fetch, petalo. Buono. Misti. Buono, molto buono. Allora, fai così, ti peschi. Io farei così, io metterei Misty in cima e mi pescherei Veil, che se va proprio in merda. Bisogna valutare se lui fa, ad esempio, come si chiama? Inquisition of Kozir. Vogliamo fare Veil o no? Probabilmente no. No, secondo me no. Probabilmente no. Però se noi abbiamo Veil in mano e lui ci fa Kozidek, visto che noi abbiamo Veil, che cosa pensa? Allora, perché il problema è che secondo me Veil lo devi pescare per forza, perché se fa tura c'è tu quel Veil lo devi tirare. Non è che certo. Allora prendiamo nei Veil in mano. Sto pensando. Petalo go. Perché a Eve da 3 sarebbe 2, 3, 4. 2, 3, 4. Altrimenti si può fare Vito, Cabal Ritual. Ma dopo vai sotto la troppa roba. Petalo go. Perché Petalo go ci perdiamo. Ci perdiamo una stornata, è vero. Ci perdiamo una spell, però lui quante bestie gioca. Sono sufficienti un 2-2, un 3-3, un 4-4. Se non hai paura di Turac, ci prendiamo terra in mano e scappiamo. Turac ho paura, è quello il problema. Il problema è che di Turac ho paura. Dai, facciamo così, prendiamoci... Se noi ci prendiamo terra in mano, lui ci scarta Inferno... Lui ci potrebbe scartare Inferno o ci scarta Rito Oscuro? È la domanda. Massimo, aspettiamo un po', dai. Prendiamoci Land e mettiamo... Flasta sotto, velo sopra, Misty in mano. Sì, flasta ultima, flasta terza, sì, dai, facciamo così. Proviamo così. Proviamo ad ottimizzare questa... Passiamo. Magari mi faceva fare la seconda landa, faccio troppo ridere. Sì. Vediamo se riusciamo a ottimizzarlo. Ti dico che abbiamo solo 12 minuti. Ma sì, no, sono abituato. Io no. Bam, Turac. Ho fatto delle partite giocando in 4, 5. Ce l'ha, guardalo. Era ovvio. Vediamo. Ok. Almeno che ci scatti Eve. Buono. Ottimo.
Qui non è male, eh? Qui quanti mana abbiamo? Botto. Quanti mana abbiamo? 3, 4. Non sono abbastanza mana. Sono pochi. Fai l'anda? Petalo. 4, 5, 6. Ci manca mana. Ci mancava un mana. No, qua dobbiamo aspettare. Ok, va bene. Non possiamo fare niente. Passiamo. Qui abbiamo doppia protezione. Qui ci dobbiamo pescare la flast. La flast la tireremo su una sua. Possiamo anche pensare di fecciarla via la flaster, eh? Perché flaster è una carta tendenzialmente scarsa. Se scarto. In Ant come protezione è scarsa. È forte come protezione. C'è scarto qua, velo. Allora, qui bisogna pensare se vogliamo pescarci quella flaster. Perché il problema di flaster. No, qua è velo per forza, no? È velo lo fai per forza, ma bisogna vedere se fecci prima. Ah. Quello discorso. Io feccerei prima. Va bene. Preferisco un'altra protezione. Lo prendiamo? Bayou. Qui o prendi Bayou o prendi mare. Vai, prendi Bayou. Più safe, no? Sì. E poi facciamo velo. Dai, sì. Cambio qualcosa, tappare altre terre, no? Qua. No. Bam, flasta, peschiamo, fa ridere. Usa tutto. No, noi peschiamo flasta di come nuovo, vedi, come ridere. Vedi, comunque avevamo delle linee diverse, cioè fare il petalo, cioè Eve, la melma ti condiziona averla in mano, eh? Ti condiziona a giocare in un certo modo. Già che ce l'abbia scattata una figata. Fatti un favore. Beh, se lui c'ha counter, qua deve fare, secondo me. No, no, deve fare basta. Intanto F6. Ah no, beh, non lo so, magari ce lo fa fare. Vediamo, turn off. Ma secondo te starà streamando pure lui? Sì. No, penso che stia streamando, sì. Buona questa. È molto buona. È molto buona. Lui ci ha pensato, quindi forse gliela faccio. Forse gliela faccio. In questo momento gliela faccio alla grande. Noi abbiamo solo tre scarte, però abbiamo un altro veil, ci abbiamo sciame. Dobbiamo pescare quelle carte lì. Non è che c'è molto da vedere. No. Velo! Questo non è male. questo non è male. Allora, contiamo un attimo il mana. Sono 4 mana, 5, 6 mana, 9 mana, meno 1 di velo, sono 8 mana. Qui bisogna fare velo come penultima carta. Facciamo petalo. Petalo? Ok, dimmi tu l'ordine, sì. Io eseguo. Petalo, rito e red. Rito già adesso? Sì, gli fai rito, però glielo fai con... Sì, direi il Bayou, perché vogliamo tenerci stappato il mare. Ok. Adesso fai red. Faccio... Adesso fai red. Tappando tropical? Sì. Qui dobbiamo giocare fuori da Surgical, chiaramente, quindi bisogna fare nausea. Sarebbe stato bello avere Eve nel mazzo, ma ok, qui ci devi andare dentro. Infernal. Sì, abbiamo troppo poche protezioni nel mazzo. Dobbiamo fare qualcosa, sì. In risposta a Infernal. Sì, esatto, aspetta. Allora, fai cancel. Ok. Cosa devo fare? Cosa devo schiacciare? Adesso devi tenere premuto control. Tengo premuto control. Ti è venuto control, ti infernal. Ok. Ok, paga. Adesso rompi led. Per mana? Per mana... Ti direi... Allora, quanti mana abbiamo? Noi comunque dobbiamo tappare tu... Quindi noi abbiamo 3, 4, 5, 6 mana. Quindi rimaniamo con 1. Prendi mana rosso. Tutto rosso? Sì, prendi tutto rosso. Okay. Mi cago sempre addosso. Ok, ora sì. Tanto nausea la tiriamo con Vranza. Okay. Vranza into un'altra force. Troppo forte. Bella. Non è che puoi fare tanto qua. Cosa puoi fare? Cioè, c'è tutto. Se c'è tutto, non puoi farci. Tutto. Basta, passo. Ok, fai F6. Adesso facciamo un po' di F6. Vediamo come gli parte lui. Adesso lui ti farà canonista. No, dai. No, dai, su.
Non siamo negativi. Cosa ha picciato con le due FOS? Snapcaster. Snapcaster, quindi ti arrivava adesso Snapcaster 2, per dire, no? Certo. Per dire. Iteration, c'è vantaggio. C'è una ansia, vabbè. Questo è forte, vero, eh? Questo è forte, sì. Ma siamo un po' mortini. Ma qualche top deck ce l'abbiamo, eh? Non è che non ce l'abbiamo, però non è una festa. Ok. Va bene. Quale idea per fare Rito Pif? Rito Pif per Scanato Infernal. L'altro activates. Ha preso un'altra Narset. Va bene, ok. Se lui fa un asset, lui attiva un asset, probabilmente e poi fa un'altra asset. Sì. Force of Will. Va bene. Tradition. Però vede sempre tutto lui, oh. Ma ci sono carte forti, possai, mi sa. Mi sa che veramente sono. Però l'altra forza non ce l'aveva, eh. L'ultima forza non ce l'aveva, l'ha cercata, eh. Vabbè, qua devi aspettare ancora. Passi. Non è una brutta pescata, eh. Possiamo pescare scarto. Possiamo pescare uno dei tre scarti. Anche il Flaster adesso diventa sensato. Anche Flaster forte. Flaster, Sciame, ci abbiamo. Le pescate ce abbiamo. È chiaro che 5 carte. Tante. Interesse ancora, ok. Però Sciame non penso. Beh, però vabbè, se lui fa counter su Sciame, noi proviamo a rientrare dentro. Vabbè, è chiaro. Strige. Ok. Race di Strige. No. Questa è una merda. Questa direi la carta più brutta. Ma vado in F6 sì. Qua, sì. Sì, qua va in F6. No, sì, perché c'è tanto c'è. Tanto non c'è tanto c'è forse in mano. Quindi sì, non... sì, non c'è una situazione in cui. Che? Bianco. Peferino. Quindi Flaster non è più una carta. Scarto. Easy scarto. Mi fa scartino lui? Ah, ok. Qui non siamo stati fortunati, nel senso che abbiamo beccato un mazzo contro cui, cioè, bisogna proprio limarla alla perfezione, la sedata proprio alla perfezione. Per trovare una sedata vera, per far fine tu. Vabbè, non ti può togliere la nausea, ok? Beh, tanto le altre due è uguale, no? Non puoi fare niente. Ma qua nausea in hand comunque lo tiriamo. No, non puoi farlo, perché c'è Teferi. Ah, è vero. È vero. Tutto vero. Pure, ha fatto il tris. Ha calato il tris. Me l'ha messa? Not to use. Ok, è in cima. E mi sembra... Non vorrei essere negativo, però mi sembra un po' finish. Anche un decay su Narset non serve proprio una merda, eh? Sì, è vero. A lui si è ripigliato in mano Strige, di Teferino. Sì, fa del vantaggio. Fa Strige così, ci sta. Tanto c'ha Force in mano. Cazzo, gliene frega lui. Vabbè, questo lo tiriamo. Tiriamo lo stesso? Vabbè, per forza. Poi tanto non peschiamo, quindi. Tutto sotto. Sì. Sì, vabbè, questa partita è andata, ma come dicevo, purtroppo Ant, essendo
un mazzo un po' fuori meta ci deve settare per il meta. Questo mazzo è pure lui un anti-meta e ci fa solo della malezza oggettivamente che... abbiamo avuto le nostre chance, eh? No, io sono convinto che l'ultima forza non ce l'avesse in mano. Sono abbastanza convinto di ciò. Sì, che se l'hai cercata. Molto probabile. Anche perché quante carte aveva in mano? Tre? Tre. O quattro? No, tre. Dovevano essere Branza, forse Peach. Esatto. Tre e si è picciato Snapcaster, quindi proprio non aveva più pezzi. Oppure. Io perché dopo la prossima pescata possiamo concedere. Sì. Decido di esiliare, ma allora peschiamo Toxiz per punirlo. Invece no. Quindi ho 5 carte. Lui c'ha tutte, mano. È vero. È un disastro. Disastro. Un disastro. No, va bene, dai. Gradiamo, dai. Voglio guadagnare la pagnotta anche oggi. Voglio guadagnare la pagnotta. Facciamogli guadagnare la pagnotta, dai. Va bene, va cioè, bene. Conto col mazzo lì, probabilmente. Peggior matchup, non so. No, peggior matchup. Ma hai detto no. Che contro vincevamo. Mi hai mentito. Sì. Diciamo che quello è un conto di 4 colori, sì, atipico più che altro perché gli scarti non è che li leggiamo proprio splendidamente. Già ho 4 confidence on the side, il matchup si sta un pochino. Insomma.